Allora, buongiorno a tutti. Vediamo un nuovo video dedicato ad Eredito e vedremo in particolare una nuova funzione che è quella relativa alla gestione dei comuni soppressi. Può capitare infatti in una successione dove appunto degli eredi abbiano un comune, siano nati in un comune di nascita non più praticamente presente ed è stato soppresso. Come ad esempio può capitare anche la presenza di nascite appunto in riferimento a stato estero. Un esempio può essere l'ex Jugoslavia, adesso dove era prima praticamente il comune di Pola, faceva parte appunto della nazionalità italiana e quindi era presente come comune di nascita. Procediamo infatti innanzitutto ad andare nel menu strumenti e andiamo su comuni soppressi. All'interno dei comuni soppressi appunto possiamo andare ad aggiungere il nostro comune di riferimento. Andiamo ad aggiungere più comune, quindi Pola, ovviamente la provincia di riferimento PL, all'epoca era appunto provincia di Pola, e codice amministrativo, quello riferimento per il calcolo del codice fiscale, quindi G778. A questo punto il codice cadastrale non serve più perché essendo nullo, quindi non essendo più un comune attivo, quindi un comune soppresso, non va indicato. Clicchiamo su OK, ritorniamo su erede che dobbiamo andare ad aggiungere, che era il comune di nascita Pola, e adesso vedremo appunto disponibile all'interno del database anche il comune non presente comune soppresso. Andiamo a calcolare il codice fiscale e quindi abbiamo ottenuto quindi il calcolo del codice fiscale di un erede in anagrafe nel quadro EA.